Pareggiando 2-2 in casa con il Cambiano, il Viennese dice forse addio ad ogni speranza di riagguantare la vetta del girone, sempre più salda, nelle mani dell'Atletico Gabetto. Con una doppietta a testa, sono la Salandra e Cervello i protagonisti del match. I due attaccanti onorano al meglio il numero 10 che portano sulle spalle, deliziando la platea con giocate decisive ai fini del risultato. Un risultato pazzesco, maturato al termine di un incontro dai due volti. Ad una prima frazione di gioco bloccata e abulica di occasioni da rete, segue infatti una ripresa frizzante e ricca di colpi di scena, con continui capovolgimenti di fronte e gol in sequenza. I ragazzi di Sini possono recriminare per non aver chiuso la partita dopo essere passati in vantaggio, ma i loro demeriti coincidono con i meriti degli ospiti, bravi a non sfaldarsi e capaci di ribattere colpo su colpo. Gli ospiti non sembrano temere il divario in classifica di 10 punti e anzi si presentano sul sintetico di Via Bartoli con 3 punte di movimento e con un centrocampo che per ovviare le lacune tecniche la butta sul fisico. Le importanti assenze da entrambe le parti non possono essere un attenuante, ma nei primi 35 minuti le due squadre non riescono ad esprimere il loro solito gioco. Il Cambiano si fa vedere con un sinistro di Conte deviato in angolo da Smimmo, poi sono i padroni di casa ad avere la chance per passare in vantaggio con De Giovanni, che costringe Pindario all'intervento in due tempi. La prima frazione sfuma senza ulteriori sussulti, ma dopo il cambio di campo è tutta un'altra partita. Passa un minuto e sugli sviluppi di un calcio d'angolo, Capitan De Giovanni fa venire i brividi alla difesa biancoverde con una botta al volo fuori di un soffio. Al quinto si svegliano la Salandra fino a quel momento decisamente in ombra. Il numero 10 vince due rimpalli ma poi si fa ipnotizzare dall'estremo ospite che gli chiude lo specchio. Il folletto giallo-blu si riscatta 10 minuti più tardi e, imbeccato dal compagno di reparto Mercurio, fa secco Pindariu con un tocco d'esterno sinistro che spezza l'equilibrio. Il Viennese prende coraggio e aggredisce gli avversari cercando subito il raddoppio. Raddoppio che non si concretizza per questione di millimetri, quelli che negano a Mocchiolo un gol che sarebbe stato tanto bello quanto decisivo. Coordinazione perfetta del centrocampista e palla che sbatte violentemente sulla traversa. 10 minuti ad intensità doppia per il Viennese, che si chiudono con una discesa di Capitan Di Giovanni che fa secca mezza difesa avversaria ma pecca di egoismo. Il Cambiano sembra assistere inerme all'assedio giallo-blu, ma al 29esimo si rianima su palla inattiva. Cervello conquista e si incarica di battere un calcio di punizione dal limite. Esecuzione perfetta la sua, ma il direttore di gara interrompe il gioco prima che la palla entri in rete per riportare la calma nell'area del Viennese. Il numero 10 non la prende bene e scarica tutta la sua rabbia nella ripetizione del piazzato, freddando Smimmo con un destro potente. L'inatteso gol del Cambiano infiamma letteralmente il match, ma il pareggio dura un minuto soltanto, quanto serve alla Salandra per gonfiare nuovamente la rete sugli sviluppi di una rimessa laterale. Esultanza esagerata per un gol che sembra davvero chiudere i giochi, ma esultanza che forse distrae i giocatori di Sini. Il Cambiano infatti mette subito la palla al centro e fa ripartire il gioco con Cervello, che da centrocampo realizza un gol incredibile con una conclusione talmente veloce da cogliere impreparato non soltanto un incredulo Smimmo, ma anche il nostro cameraman. Finisce senza vincitori, ma forse a vincere sono la bellezza e la crudeltà del calcio.